cominciamo a muovere i primi passi con Flutter. L'obiettivo è quello poi di costruire un'app mobile, diciamo, comunque di vedere come si può costruire un'app mobile con Flutter. È un framework pensato da Google per sviluppare applicativi mobile, o non solo mobile, ma tecnicamente anche desktop, ma principalmente mobile, sia per iOS che per Android. Alcuni lo paragonano a React Native, ma ci può stare. Di certo non è come i soliti framework che permettevano di trasformare delle app JavaScript in app mobile, perché la grossa differenza è che alla fine il codice di Flutter diventa codice nativo, o dovrebbe diventare codice nativo, almeno io l'ho capita così. E quindi le prestazioni di Flutter, la capacità, diciamo, di lavorare con l'hardware, eccetera, è molto più spinta, diciamo, rispetto a prodotti che all'apparenza sono simili a Flutter. Quindi si possono sviluppare sia per Android che per iOS, e quindi con un'unica base di codice possiamo avere due app. E diciamo, un modo abbastanza intuitivo poi di svilupparlo, perché praticamente ogni componente di Flutter è un widget, e quindi praticamente vai a costruire una serie di alberi, di widget, appunto, che ti permette di costruire e di sviluppare app piuttosto accattivanti dal punto di vista grafico. E qua ad esempio sul sito di Flutter ci sono degli showcase, e quindi offrono davvero una grossa facilità, diciamo, di costruire interfacce grafiche, perché ho detto francamente, quello del sistema, ad esempio, soprattutto di Android, non è proprio la cosa più comoda del mondo, diciamo, sviluppare interfacce grafiche per Android con il metodo tradizionale. Come vedete, New York Times, Square, Google Assistant, insomma, il panorama degli applicativi Alibaba Group, Baidu. Come vedete, ci sono tante aziende che stanno puntando su Flutter, e ovviamente Google per primo, essendone l'azienda creatrice. E quindi niente, non vi faccio vedere come installarlo, perché è abbastanza semplice, basta andare qua su Flutter Dev e seguire le indicazioni, insomma, di installazione qua su Get Started, e è abbastanza semplice, insomma. Potete poi programmare per Flutter. Sia usando Android Studio che Visual Studio Code. Io consiglio Android Studio, è più comodo, leggermente più comodo forse. E quindi facciamo partire Android Studio. Quindi cominciamo la nostra prima applicazione, che sarà appunto un semplice Hello World. Quindi apriamo il nostro Android Studio, facciamo nuovo. Come vedete, qua sotto abbiamo New Flutter Project. Facciamo partire, scegliamo Flutter Application, qua possiamo chiamarla come volete, ad esempio Hello World, nel mio caso Hello World 1, perché ne ho già uno, appunto. Qua scegliete dove metterla e poi fate Next. Qua potete dargli un nome, o lasciare esempio, oppure nel caso vogliate pubblicarlo, ma non credo sia il caso, visto che sono un Hello World. Potete mettere il nome della vostra società o vostro, insomma, un nome univoco per quando pubblicherete sull'Apple Store, sul Google Store, sull'Apple Store, insomma. E poi fate Finish. Ok, nel frattempo che crea il progetto, faccio un attimo partire anche. Okay, dobbiamo aspettare che finisca di crearlo. Ok, allora, poi nel frattempo, prima di cominciare a chiacchierare, facciamo partire anche l'emulatore e mentre l'emulatore parte, come vedete, l'applicativo, quando si apre, ha una piccola app di esempio con un po' di descrizioni. Poi noi queste andremo a cancellarle, ma perché sono cose che vedremo più avanti, però prima di cancellarle facciamo partire l'app, così vi faccio vedere subito due o tre cose che possono essere interessanti. Okay, una volta che il vostro emulatore è attivo, fate
qua in Play praticamente e andate a installare il vostro applicativo. La prima volta ci mette un po', dopo invece dovrebbe essere più veloce. E anzi, dopo vedremo appunto la modalità hot reload che vi permette di fare le modifiche, di vederle in tempo reale sull'applicativo. Come vedete qua potete monitorare l'avanzamento dell'installazione. Se c'è qualche problema ovviamente lo vedete qui. Ok, il nostro applicativo è partito, come vedete è un semplice contatore di click, quindi clicchiamo qua, come vedete appunto il numero sale. E qui appunto potete vedere un attimo come è fatto, però ora a noi tutto questo non serve. Ah, ok, faccio vedere l'hot reload e dopo cominciamo a fare il nostro hello world. Allora, facciamo una roba semplice, come vedete qua è blu, primary swatch colors blu, e come vedete qua appunto il colore è blu. Ora se noi facciamo red, salviamo e andiamo di qua, aspettiamo un attimo, e come vedete è diventato rosso praticamente in tempo reale. E se anche cambiamo il testo, home page, mettiamo ciao. Salviamo, torniamo di qua. Come vedete è cambiato praticamente in tempo reale questo, quindi è abbastanza comodo perché ci permette uno sviluppo abbastanza agile delle nostre modifiche, insomma possiamo vederlo quasi in tempo reale. Però, come abbiamo detto, andiamo a costruire il nostro Hello World, quindi andiamo a cancellare tutte le cose che non ci servono, che ovvero tutta questa qua non ci serve e anche tutto questo qua non ci serve, quindi lo cancelliamo. Poi cancelliamo tutto quel testo introduttivo che non ci serve e cancelliamo My Home Page perché sta richiamando una cosa che abbiamo cancellato. Quindi, fatto questo, ora il nostro applicativo ci darà errore. Andiamo di qua perché aspettiamo un attimo. Ok, come vedete ci dà errore. E ok, qua rimane congelato, però okay, il nostro in realtà dovrebbe, perché ovviamente l'errore è talmente grave che non l'ha neanche rilanciato all'interno dell'applicativo. E quindi però ovviamente c'è l'errore perché il campo qua home è vuoto. Quindi come vi ho detto, Flutter lavora tramite widget. Ogni componente, ogni cosa è un widget. Quindi abbiamo costruito un widget principale, ovvero un widget che ci permette di contenere tutti gli altri widget. E quindi andiamo a creare un widget che flutterà al suo interno, che si chiama Scaffold. Come vedete, se andiamo qua, Scaffold ci dice i vari componenti che possiamo includere all'interno di questo Scaffold. Ok, facciamolo dopo. Andiamo qua sopra, ci dice che il nostro scaffold può contenere un app bar, un body, un float, una serie di floating action, button e altre cose. Noi vedremo l'app bar e il body in questo tutorial. Quindi scaffold a capo, quindi andiamo a creare l'app bar che non è nient'altro che un altro widget chiamato app bar. Se andiamo a vedere il nostro app bar all'interno, può contenere anche qui varie cose, bottom opacity, toolbar opacity, title spacing, title action, eccetera, eccetera. Noi andiamo a mettergli il title, quindi title, chiudiamo, cosa ci dice? Che title può contenere varie configurazioni, come vedete bottom, elevation, shape, eccetera, eccetera. E dovrebbe permetterci di mettere anche un text oppure, come vedete, una KK, ovvero un altro widget. E questo widget si chiama text e al suo interno può contenere appunto un testo, una stringa di testo che noi chiamiamo app hello world. Salviamo e ci dà errore, ci dà errore perché ha importato una classe
Ok, ora funziona. Ci l'avevo perché avevo importato una classe per conto suo che non serviva. Cosa abbastanza strana, però comunque è successa. Quindi torniamo di qua. Come vedete abbiamo il nostro app Hello World. E come vedete abbiamo red. Se vogliamo cambiare il colore alla app bar, credo che possiamo, perché ce lo dicevo prima. Vediamo come si può. Se noi clicchiamo qua possiamo mettergli un background color, quindi possiamo lasciare il colore di base red, oppure se lo cambiamo qua, torna tutto blu. Diciamo questo è, scusate, torna, ok, tutto blu. Però mettiamo che noi vogliamo cambiare solo un componente, tenere sempre come, diciamo, guida colore principale il red che avevamo prima. Quindi vogliamo lavorare solo sull'app bar, lasciando intatto, diciamo, la configurazione primaria del resto del template. Appunto, ce lo dice lui che cosa dobbiamo fare. Se basta tenere schiacciato, ops, come vedete qua ci dà tutti i suoi colori. Per farlo basta schiacciare command o control qualcosa del genere su Windows, adesso non ricordo bene il comando giusto. Ci sono tutte le varie possibilità. Possiamo provare con background color, quindi prima di title o sottotitle, come volete, possiamo fare un background color. Vediamo cosa vuole il background color. Vuole un color, quindi colors punto, e proviamo a dargli un blu o un amber, vediamo cosa succede. Salviamo, errori non ce ne dà, e come vedete lo ha cambiato. E poi andiamo oltre. Poi appunto il nostro scaffold ci dice che abbiamo bisogno di, che tra le varie possibilità c'è il body, come vedete, e quindi qua andiamo a fare un body. Il body al suo interno può avere può contenere varie cose. Noi usiamo il comando center perché vogliamo mettere il nostro Hello World in centro. Anche ovviamente app bar, text, center, tutte queste cose che vedete in giallo qua sul coso sono widget. E abbiamo appunto un center. In questo center credo che possa avere un child. Andiamo a vedere se lo dice. Come vedete, può contenere un widget child, lo vedete qui, quindi creiamo un child, quindi body center è il parente che al suo interno può contenere altri elementi, che appunto sono dei child, dei figli. Questo child può essere un text, e questo testo, questo possiamo scrivere anche su una riga, ops. Questo text appunto sarà Hello World. Salviamo. Andiamo qua sulla nostra app e come vedete qua c'è uscito Hello World. Ora mettiamo di volerlo un po' abbellire perché mai è troppo piccolo. Andiamo a vedere come possiamo ingrandirlo. Per farlo andiamo sempre qua sul nostro text, guardiamo cosa ci dà. Allora, non ci dà direttamente come dire, un comando per ingrandire il testo, però ci dà un text style. Quindi noi andiamo a capo, qua mettiamo una virgolina, andiamo a capo, poi se vogliamo impaginarlo meglio, mettiamo Hello World qua, ok. Sempre dentro il nostro widget style abbiamo detto che lui ha un comando chiamato text style, che credo che sia quello su cui dobbiamo puntare noi. Quindi facciamo un, scusate, con la maiuscola, con la minuscola, mica non l'ho visto. Text style. Proviamo.
text style non risponde, quindi facciamo style, due punti, text style, e andiamo a vedere, qua ci dà, permette di cambiare il colore e ci dà, come vedete qua, font, ok, salviamo, okay, andiamo con questo e dopo vediamo. Qua, se ci andiamo sopra, come vedete, qua ci esce tra font weight, font size, quindi dobbiamo fare font size, vediamo se forse font andiamo a vedere cosa vuole il comando font size. Ah, vuole una double. Ok, quindi dobbiamo mettere un numero. Proviamo a mettere 24. Vediamo se funziona così. Errori non ce ne ha dati. Quindi andiamo di qua. Come vedete, il nostro testo si è ingrandito. Facciamo anche più grande. Facciamo 34. Oh, no, 34. Ingrandiamo. Ok, ora è bello grande. Mettiamo di voler di cambiare il colore, sempre qua in textile, perché se andiamo sempre qua sul nostro comando, come vedete ci dà che tra le varie cose possiamo avere un word spacing, letter spacing, font style, però lì forse dobbiamo importare un font, non so bene, perché è la prima volta che uso anch'io Flutter, a parte due piccole prove proprio veloci, quindi sono anche un esperto, però come vedete, pur essendo un esperto anch'io di Flutter, basta seguire le varie... i vari consigli che ci dà l'editor e costruire il template diventa abbastanza semplice, almeno a livello base. Dopo nei tutorial prossimi vedremo come fare cose più complesse, liste, bla bla bla, insomma le solite cose che vedete nelle app di solito, insomma. Quindi abbiamo un font weight, font size, allora, facciamo un font weight, vediamo come si può dargli un font weight, quindi facciamo virgola, font weight, come vedete, font weight vuole poi un altro widget chiamato font weight. Ops. Font weight, andiamo lì sopra. Come vedete, vuole type font weight, che vuol dire quindi che dobbiamo prendere, appunto, come vedete, abbiamo questa classe font weight, e qua abbiamo un po' di valori, V100, V800, ne facciamo bold. Salviamo. Qua ed è bello in grassetto, vogliamo cambiargli il colore. Qua poi potete scegliersi, impaginarlo andando a capo come preferite, non è che è così più chiaro. E qui andiamo a capo e dopo font weight gli cambiamo il colore, quindi andiamo a vedere sempre qua, basta andare sul nostro style, tenendo premuto command o Windows o quello che è su Windows, adesso non ricordo il tasto, però vi fate un po' di prova, cercate su Google, lo trovate. E abbiamo color, vedete, abbiamo anche un background color e un color, quindi noi facciamo il color, quindi color, due punti, vediamo cosa vuole il color, basta sempre andargli sopra, vuole un altro type color, quindi dobbiamo fare color punto 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 punto, wow, queste cose qua sono colori un po' strani, quindi noi facciamo colors con la S e proviamo a passargli un colore blu accent, andiamo a vedere, e come vedete l'ho preso, proviamo a dargli anche un background color, ci siamo, background color vuole anche lui una classe color, quindi colors punto. Che colori abbiamo? E poi sono anche daltonico. Facciamo un cyan, vediamo cosa succede. Salviamo, andiamo a vedere. E tac, è un po' attaccato. Quindi vediamo se possiamo dargli un padding. Credo che si possa. Andiamo sempre qua sul nostro textile. Guardiamo che opzioni abbiamo. Abbiamo letter spacing, double eight, paint, foreground, shadows, string, quindi qua non abbiamo un padding, quindi andiamo su text, vediamo se invece qua abbiamo qualche opzione per il padding, text width, basis, max lines, double,
Text align, quindi anche qua non abbiamo il padding, strano. Vediamo qua sul text style un attimo. Paint foreground, list shadow, double list, letter spacing, font family. Ok, almeno io non lo vedo questo padding, questo vuol dire che probabilmente sarebbe più utile mettere il background color all'interno. Dovremmo mettere il campo testo all'interno di un widget apposta per il padding. Quindi togliamo il background color, torniamo di qua e vediamo che sia tutto ok. Sì. Quindi qua dopo center invece che text facciamo child e ci darà errore, però dopo vediamo. Vediamo se c'è un, vedete, c'è un widget chiamato padding e all'interno di padding, andiamo un attimo a vedere, all'interno di padding può contenere un child, quindi spostiamo il nostro child text all'interno di padding, quindi da qui, ops, lo spostiamo qui, però come vedete ci dà ancora. No, forse non ci dà errore, però ci sarà di sicuro qualcosa che non va. Sì, ci dà errore perché dobbiamo dirgli il padding. Se mettiamo un widget padding senza dargli le misure, sarebbe abbastanza stupido. E per metterlo dobbiamo usare questo comando edge inset geometry padding. Quindi, prima del child, qua sotto mettiamo un padding e edge inset geometry punto, no, cos'è che voleva? Andiamo un attimo a vedere su padding. Edge inset geometry, ok. Geometry punto, vediamo un attimo a vedere. Tac. Allora, padding vuole edge inset geometry. Ok, ci siamo. Ah, forse possiamo usare edge inset all. Proviamo. Proviamo e gli mettiamo 20. Vediamo che succede. Errore non ne dà. Andiamo qui. Ok, però ovviamente non si vede niente perché dobbiamo dargli il background, quindi allora andiamo sempre qua sul nostro padding e vediamo se possiamo dargli ancora qualcosa. New padding, vediamo cosa offre. Non offre un granché, però credo che si possa dargli un background color, anche se qua non lo trovo nelle sue specifiche, però mi sembra strano che non si possa. Quindi andiamo un attimo a vedere. Ciccio bello, strano che non dà il colore. With the child, proviamo qua text. Strano, però noi proviamo lo stesso a metterglielo. Vediamo se ci risponde qualcosa con colors. No, non risponde. Forse forse dobbiamo mettere ancora un altro widget prima di padding. Andiamo a vedere che widget. Allora, quindi perché padding è solo la spaziatura, giustamente, ma tu non devi definire il colore della spaziatura. Quindi forse ci sarà un. Ok, c'è un widget chiamato card, che poi credo che ci siano di vario tipo, di varie tipologie. Io il card è il primo che ho trovato, ma se poi si spulcia bene la documentazione di Flutter, chissà quanti ne escono.
E che quindi andiamo sempre a vedere Clark, scusate, Card, anch'esso probabilmente potrà avere un child. Andiamo a vedere, come vedete, margin behavior widget child, quindi andiamo qua, facciamo child, due punti, e cosa facciamo? E, no, scusate, child lo possiamo togliere perché noi adesso prendiamo tutto qua, tutto questo. E lo copiamo all'interno di appunto child card. Vediamo se abbiamo fatto pasticci. No, dovrebbe essere tutto ok. Andiamo a vedere che vada. Va. E come vedete qua è uscito un piccolo tondo, cioè un piccolo rettangolino. Quindi lui ci sta dentro perfettamente. Quindi andiamo su card e vediamo se ci dà qualche stile. Ce lo dà perché come vedete abbiamo color. Color. Abbiamo color, quindi qua facciamo color, vabbè qua si dà un po' di opzioni per color, però io vado sempre su colors perché ci sono già dei colori predefiniti, vediamo come mettere dei colori diciamo extra eccetera eccetera, però come ho detto è la prima volta che lo uso, andiamo semplici, che colore diamo, gli diamo un green accent, vediamo come viene. E qui come vedete l'abbiamo messo all'interno del nostro quadrato con un po' di spaziatura. Spaziatura ovviamente la prende da padding, quindi se noi la aumentiamo qua in padding dovremmo allargare la spaziatura tra il nostro testo e il suo contenitore card. Quindi padding fa proprio da spaziatore tra card e text. E vi ripeto, card è un widget, padding è un widget, text è un widget. Praticamente sono tutti widget, anche gli stili praticamente li passate tramite widget. Prima volta che capite questo concetto, sviluppare poi delle interfacce in modo veloce, insomma, viene abbastanza semplice, molto più semplice che non con il classico metodo, soprattutto di Android, che è abbastanza da mal di testa. E qua, come vedete, appunto si è allargato. Quindi direi che per questo tutorial è tutto. E poi adesso vediamo come fare delle, e poi vediamo come aggiungere funzioni, interazioni, eccetera. E poi magari un po' alla volta, ma arrivare a sviluppare anche un'app mobile vera. E niente, se questo tutorial vi è stato utile, mettete un mi piace e ci vediamo al